Ma Cali, come commenta il Consiglio Comunale di ieri sera? Beh, è stato, diciamo, un consiglio comunale di routine, al di là del fatto che ci sia stata le dimissioni di Mignano e Francesco, che egoisticamente dobbiamo dire la cosa, vabbè, il fatto che esca Mignano e Francesco, che era sicuramente un ragazzo valido e preparato, dal punto di vista di minoranza, diciamo, vabbè, la minoranza perde sicuramente un'ottima pedina. Subentra Mignani, Imbersi Andrea, poi sicuramente a maggioranza il fatto che a livello di assessorati così vada a ripescare, per usare un termine ancorché poco corretto, ma mi prende ancora un Ruggeri Luca, ex sindaco, sostanzialmente vuol dire che la maggioranza in questo momento si è trovata un attimo in difficoltà e quindi vabbè, le cose sono andate così. Sicuramente avranno fatto le considerazioni del caso, adesso diciamo che ci sarà un rimescolamento per quanto riguarda le varie commissioni con assegnazioni e deleghe diverse e quindi vabbè, il discorso in questi termini. Per quanto riguarda l'ordine del giorno ieri sera, sostanzialmente c'è da prendere in esame che abbiamo di nuovo messo in evidenza il fatto che le precedenti amministrazioni, nonché l'attuale, si trovano impegolate ancora in un discorso di indennizzo a seguito di una sentenza del Tribunale di Bergamo Clusone di dover così indennizzare un privato per la causa che è stata intentata nei confronti dell'amministrazione. Si è rilevato sostanzialmente che l'amministrazione Casnevo, per quanto riguarda pratiche legali, non riesce mai a portare a casa un qualcosa a proprio vantaggio, ma è sempre penalizzata, ecco. E considerando poi oltretutto le situazioni di bilancio che ci sono per Casnevo come per altri comuni, il fatto di dover sborsare ulteriori, mettere a bilancio l'indennizzo di queste cifre sicuramente appesantisce ulteriormente il bilancio.